cominciare, facciamo bene, così si mette in lubrificazione. Allora, noi abbiamo fatto un manifesto molto importante, anche perché abbiamo messo insieme tre temi, tre momenti di distruzione della nostra agricoltura. La xylella, che è quella più di attualità, però prima della xylella c'è stata la tristezza che stava rovinando gli agrumi, la si è attaccata politicamente, cioè ci sono stati degli agricoltori che hanno resistito, hanno detto piano piano che la xylella, che la tristezza qui non è come dite voi, e quindi è scomparsa all'improvviso. C'è anche il punteruolo rosso che sta distruggendo tutte quante le nostre palme, che sono sì delle piante ornamentali, che però hanno la loro funzione sia, diciamo, paesaggistica sia economica. Il tripide dell'uva, poi anche il tripide dell'uva che sta aggiungendo lui, e poi è venuta l'ultima notizia che il Mar Piccolo potrebbe salire di un paio di centimetri, nel qual caso allagherebbe tutta la pianura del circostante Manduria e un pochettino anche. Diciamo che se aumenta la temperatura di 2 gradi, il Mar Piccolo aumenterà di 2 centimetri. Però c'è anche un'altra cosa che bisogna pur dire, che il Mar Piccolo si è stancato di essere discarica di Tizio, di Caglia, di Sempronio, e quindi il livello si alza perché viene, è il fondo che viene di volta in volta colmato. Lì, c'è, là sotto, quando c'è stato detto, dice, mo facciamo un dragaggio, no, no, ci non fate il dragaggio perché se no qua non ci campa, non ci campa nessuno. Va bene, questo per così introdurre, toccare, cioè mettere il dito in alcune delle nostre piaghe. Adesso apriamo, diciamo, non il dibattito ma le relazioni, dando subito la parola al dottor Pino Gennaro, che è medico, che però viene dalla campagna, è rimasto nella campagna ed è, diciamo, può essere un testimone del nostro tempo, di chi è legato non alle tradizioni, perché c'è, io vorrei dirvi qua una bella espressione di un musicista, stranamente, un'espressione sociologica e antropologica, però è di un musicista, Richard Wagner. Dice, la tradizione non è, dice, un alimentare le fiamme, non adorare, contemplare le ceneri. E quindi il dottor Pino Gennaro appartiene a coloro i quali alimentano le fiamme di ciò che hanno trovato, vanno avanti con il rinnovamento. Mi dica lei se è musicista, come si trova d'accordo con Richard Wagner. Prego. La tradizione, lo contiene la parola stessa, ha necessità che venga tradita, no? E quindi la tradizione si alimenta con il tradimento, con fare altro. Sempre tenendo presente però che come il maestro deve essere necessariamente accoltellato, superato dall'allievo, questo insomma è un tributo d'amore, non è un tributo di violenza. Permettetemi di ricordare il mio amico. Quindi è così. Beh, in questo tradimento c'è anche il tradimento che io ho fatto nei confronti di mio padre, perché mio padre ha fatto di tutto perché mi cacciasse dalla campagna, mi ha fatto medico, tanto lì è stato vivo, si è sempre arrabbiato quando io dicevo, quando gli parlavo della campagna, quando gli parlavo dei problemi. Però lo sapete, i contadini hanno una scorza esterna, lo puoi sempre dire dell'altro, sempre visto grande fierezza e grande anche contentezza
mio padre quando io parlavo di questo. Però una cosa l'ha tenuta fino alla fine, che è stata per me molto terapeutica, mi ha insegnato moltissimo. Lui non mi ha mai suggerito niente, non mi ha mai suggerito niente. Quando ho chiesto, come oggi potrei chiedere, papà, ma perché c'è la xylella? Lui non mi darebbe risposta, perché l'insegnamento che mi ha dato, se io voglio occuparmi della terra, devo essere autonomo, devo cercare io le risposte. E questo è un grande insegnamento, questa è una grande autonomia. E comunque, parlando di Papa Mio diceva qualche anno fa, in piena crisi, quando l'uva veniva comprata niente, meno che nel 1960, perché io mi ricordo i prezzi del 1960, diceva che era la fine di tutto, e senza aver letto Aristotele diceva che se non fosse peccato mortale bisognava tirare gli ulivi, perché forse la politica si accorgesse dell'agricoltura e anche dei contadini. Su questo purtroppo mio padre si sbagliava, perché la politica non si sta accorgendo di questo. Papà mio era convinto che se non fosse peccato mortale, i contadini estirpando gli ulivi avrebbero avuto attenzione. Invece così non è, tant'è che mi sembra che il consigliere Brasi ha sentito la giusta necessità, no? Di proporre che su quelle terre, insomma, non venisse fatta sperimentazione. No. Guardate, io la mia preoccupazione ce l'ho da sempre, perché nel tradimento che si parlava, io sono tornato da Bologna per stare a San Pancrazio, per lavorarci e per farci dei figli e per fare lavorare, però pensavo, immaginavo che la nostra zona necessariamente avesse dovuto avere una progressione veloce, proprio perché poteva e doveva investire sull'agricoltura. Così invece non è stato. E allora io ho cercato di dare il mio contributo personale, di una lettura mia rispetto alle cose. Sergio lo sa, io sono un politico piccolo, ho fatto al massimo il consigliere provinciale, però il fatto che non sopportavo della politica era che quando i politici venivano nel mio paese, forse anche qua, dal palco non riuscivano a dire altro se non che l'agricoltura nostra era un'agricoltura maledetta che non poteva progredire proprio perché frammentata. Non ho mai sentito altro. Io invece cercavo di suscitare, insomma, intelligenza da parte dei politici, quindi, ma scusate, non potete creare un modello su questa anche frammentazione. Io ritengo, il tempo ne ha dato ragione, il Salento del Sud, Sergio soprattutto con il lavoro che ha fatto sull'oralità, sui costumi e sulle tradizioni, hanno fatto tesoro di questo, il fatto che le nostre terre fossero così frammentate, costruissero questo mosaico, è stato per le realtà che hanno saputo investirci una grande ricchezza, vero no Sergio? E allora io cercavo di dire come nelle Cese è stato fatto questo grande recupero delle tradizioni. Noi che ci abbiamo ancora i contadini, e qui vorrei affidarti poi una mia preghiera Sergio, perché io credo che tutto il discorso che ho cercato di fare, che tu conosci, nel mio paese come città agricola, in provincia di Brindisi, ma in Brindisi agricola, credo che andrebbe spostata in Regione Puglia. Cioè o la Regione Puglia si mette in testa che si deve denominare Regione Agricola, nel senso che deve impostare un progetto di agricoltura che non venga dall'Unione Europea, ma che venga invece dalla propria vocazione e dalla propria situazione che c'ha, e faccia per esempio una legge sull'agricoltura storica, per fare in modo che possano sopravvivere quelle pratiche che invece vengono dall'ispettorato del lavoro, Sergio, e continuamente demonizzare. E io posso dire un fatto, non so il professore che cosa ne penserà, ma forse l'1% della xylella bisogna anche addebitarlo a questo fatto, al fatto che l'ispettorato del lavoro, in maniera illegale, io dico, perché non può essere illegale che tu cacci dalla terra un signore anziano di 70 anni che sta raccogliendo gli ulivi, che sta vendemmiando, un signore che sta portando suo figlio, suo cognato, assolutamente no. E invece nelle mie zone cosa è successo? Quest'anno, io ho detto al mio sindaco,
non sentirà il prodore di mosto perché non sei stato capace di fare una legge sugli opifici storici, per cui in Assa hanno chiuso gli unici due opifici che a San Pancrazio c'erano e da noi non si farà più vino. Allora io credo che la Regione Puglia, e tu sei l'unico che può interpretare questo, quando ti avevo anche chiamato per dire poi ne parliamo, era soprattutto anche per questo. E Sergio mi diceva sempre che le cose passano con la politica, io ho l'impressione che poi a volte la politica se la scorda, sicuramente la politica si è scordata l'agricoltura. Ma invece se la politica da noi vuole avere futuro si deve ricordare dell'agricoltura, perché l'agricoltura veramente oggi è l'unica branca sociale, economica che può muovere le cose e che sicuramente può muovere la Puglia. Certo, questo è possibile se noi insomma continuiamo ad avere quel buon senso che c'aveva Aristotele, no? Se qualcuno avrà stradicato, avrà battuto l'ulivo, sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, sarà giudicato dal tribunale e se sarà riconosciuto colpevole verrà punito con la pena di morte. Questo sosteneva Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi. No? Allora, questo era il valore della terra un tempo, quando non c'erano accessori, quando non c'erano le Auchan, quando la sopravvivenza dipendeva dalla terra, ma la terra può avere sopravvivenza soltanto se si farà riferimento a quest'idea, perché l'Auchan, non credete, l'Auchan o chi per lei, insomma, è soltanto un ente che saccheggia la terra, ma nel momento in cui ci sarà buon senso e ci sarà quel necessario cambiamento che al lavoro agricolo verrà riconosciuto il proprio valore, basterebbe, come diceva Veronelli, no? Mettere il prezzo di sorgente, perché è scandaloso che un prodotto che costa fatica, che costa e dalla terra viene pagato insomma a 0,30, ma la cosa ancora più grave è che chi compra quel prodotto non sa neanche che la cosa è così, per cui Veronelli diceva che sarebbe molto molto etico, molto interessante metterci dietro il prezzo di sorgente. Io in tutti questi anni ho compreso questo, l'ho detto e lo ribadisco, e l'ho compreso in maniera veloce, una volta che sono stato a Bruxelles in Commissione Europea. Io ho compreso che se i territori non sono capaci di difendersi da sé, io lo dico con nome e cognome, se un sindaco non è capace di difendere il proprio territorio, se un sindaco non è capace di vederne il proprio valore, se il sindaco non è capace di vedere la cifra della sua comunità, allora è chiaro che nessuna politica sovracomunale potrà vederla. E allora io credo sulla necessità che questo tipo di discorso venga fatto, perché è chiaro, l'Unione Europea può sembrare anche abbastanza lontana e può sembrare anche difficile modificare una politica europea, ma iniziare invece una responsabilità delle proprie comunità, delle comunità, iniziare anche una responsabilità diversa da parte di chi sta nella terra e di chi lavora la terra, perché guardate, io lo dico, no? Cioè, c'è scritto Pino Gennaro, medico contadino, ma è vero, io credo che il contadino come il medico fa un lavoro molto delicato, fa un lavoro molto responsabile, e negli ultimi anni le multinazionali sono state capaci di incasinare anche il lavoro agricolo, perché hanno fatto utilizzare molti pesticidi, hanno molto semplificato il lavoro agricolo, il contadino non ce la faceva con i conti, creando adesso un circolo vizioso che bisogna necessariamente spezzare, perché proprio questo, insieme al lavoro, al cibo, al paesaggio, può essere l'unico futuro che c'è. E quindi io credo che, e finisco, come diceva il mio professore, molte malattie infettive non sono malattie infettive, sono malattie della povertà. L'Ebola
che tanto ha scandalizzato l'anno scorso per la malattia della povertà. Io credo che la xylella sia una malattia che è dovuta ad un abbandono delle terre, ma dove il soggetto da imputare non è il contadino, ma è lo Stato, la Regione, le province e i comuni. Grazie. Ringraziamo il dottor Ino Gennaro, dal quale traggo, diciamo, questa massima, che se i territori non si difendono da sé, non troveranno nessuno che li difenda. Adesso passiamo, diciamo, la parola a un tecnico per eccellenza dell'agricoltura e dell'olivo, al professor Christos. Fammi vedere che il cognome è difficile, Xyloiannis. Basta ricordarsi. Allora mi faccia dire due cose, professore. Il professore già nel nome porta l'olivo. Il Christos, voi sapete, dal nostro Cristo, è un unto, e allora ci si ungeva con l'olio. Anche l'olio lo tenevamo, si usa ancora per la cresima, si usa con tutte le correzioni del caso per l'estrema unzione, però diciamo che l'ulivo ha la bellezza di 6.000 anni. È colpevole di una cosa per le donne che stanno, che se le donne sono state afflitte da un lungo silenzio è perché Atena, offrendo come dono alla città di Atene l'olivo, fece incazzare il re del mare, Nettuno o Poseidone, il quale poi fece la congiura contro le donne e dice: voi non dovete più parlare, non dovete più votare, mo ve la siete cavata un pochettino. Va bene, a parte queste cose, noi possiamo anche dire che, diciamo, l'olivo è una pianta nostra, è la pianta regionale per eccellenza. Sta da Santa Maria di Leuca a Foggia, produce 135.000 tonnellate, mi sono preso gli appunti, di olio, ha il 35% della produzione, 190.000 aziende, allora stavo 190.000 aziende in Puglia. Poi parleremo dell'emendamento del consigliere regionale, del professor Blasi. Allora, professore, io le ho rubato un po' di storia dell'ulivo, però ecco, l'ulivo, diceva anche il medico, può essere curato, il contadino è il medico della campagna. Possiamo integrare questa sua tesi? Buonasera, grazie per l'invito, e cercherò di portare una parte della nostra esperienza. Io lavoro in Basilicata, abito a Matera, ho fatto un'esperienza a Pisa, 20 anni a Pisa come docente all'università a Pisa, e poi mi sono trasferito in questa Basilicata, e lavoriamo sempre come gruppo sulla sostenibilità in generale. Io sono professore di coltivazione arboree, quindi tutti i progetti finanziati dalla Regione Basilicata, PSR, progetti europei, come obiettivo principale è la sostenibilità, cioè come migliorare l'intero sistema, in particolare la fertilità dei suoli e il ciclo dell'acqua. Allora, l'agricoltura, le sfide, ora stanno discutendo a Parigi proprio di questo, anche di questo, cioè le sfide del prossimo futuro. Cioè l'agricoltura è chiamata non soltanto a produrre più cibo, perché ci saranno più persone e ci saranno meno terre, ma anche produrre biomasse per le energie. E il suolo agricolo viene preso per la prima volta, ora a Parigi, in considerazione come un contenitore, grosso contenitore, dove accumulare, immagazzinare carbonio atmosferico. Per la prima volta si parla dell'agricoltore, dell'agricoltura, suolo agricolo, come contenitore dove accumulare carbonio atmosferico. E qui vedete la terra, diciamo, per persona diminuisce, quella terra che è coltivabile per persona diminuisce, sia per effetto dell'aumento della popolazione, ma anche per effetto della desertificazione e della perdita dei suoli.
a livello del pianeta. E qui arriviamo ai due gradi che sentiamo parlare questi giorni, che dobbiamo contenere l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi nei prossimi 40 anni. E per fare questo, attenzione, per fare questo dobbiamo cambiare stili di vita, tutti, in particolare chi ha inquinato finora e chi continua a inquinare. Europa, Stati Uniti e ora Cina, che ha uno sviluppo questo enorme, ha 1.300.000.000 di persone, quindi vuole migliorare la qualità della vita, e quindi per migliorare viene misurato sempre con il PIL. Se lo stile di vita sarà quello nostro che abbiamo fatto finora, per i cinesi e per gli indiani, per il popolo dell'India, allora il pianeta è finito, il nostro pianeta è finito. E quindi quello che vi dicevo prima, il suolo agricolo dove deve svolgere più funzioni, non soltanto produrre, e produrre in maniera tale da non inquinare, e produrre, diciamo, con efficienza maggiore, con meno risorse, attenzione, cioè la prima rivoluzione verde, quella di 60 anni fa, che abbiamo puntato come obiettivi di aumentare la produzione per ettaro, e l'abbiamo ottenuto, grazie alla chimica, grazie alla genetica, grazie alla meccanizzazione, grazie all'acqua, però questa rivoluzione verde ha finito i suoi effetti positivi. Cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato dei cadaveri, suoli desertici, acque inquinate, e il carbonio che c'era nel suolo è andato nell'atmosfera. Attenzione! Il carbonio che c'era nel suolo, quindi abbiamo inquinato anche noi di quello, anidride carbonica di cui si sta parlando, oltre degli altri gas che cambiano il clima del nostro pianeta, l'agricoltura ha contribuito in maniera determinante. Quindi cosa abbiamo fatto noi nel settore agricolo? Abbiamo bruciato questa sostanza organica che è facilmente deperibile, con le lavorazioni del suolo, con la non rotazione, con l'etame che nessuno più lo usa. E quindi quello che c'era come carbonio nel suolo, dove è andato a finire? È andato a finire nell'atmosfera. E quindi è rimasto nel suolo questa parte del carbonio, che per consumarlo, per consumare il 50% ci vogliono 2000 anni. Questa parte del carbonio che non serve per far nutrire i microorganismi nel suolo. Non c'è vita nei suoli, ormai a livello internazionale hanno stabilito un valore limite al di sotto del quale i suoli vengono definiti desertici dal punto di vista microbiologico, l'1%, e i suoli del Salento, non soltanto del Salento, hanno un contenuto 0,8, 0,9, 1%. Sono suoli desertici dal punto di vista microbiologico, non c'è vita. Quindi dobbiamo invertire questa tendenza, dobbiamo cambiare modo di gestire la nostra campagna, e cambiare anche modo di pensare ai politici che fanno le leggi, che danno i contributi. Il suolo agricolo come enorme contenitore per immagazzinare carbonio atmosferico. Se noi aumentiamo dell'1% il carbonio nel suolo agricolo, corrisponde, se prendiamo in considerazione i primi 50 cm del suolo, corrisponde a 260 tonnellate di carbonio nel suolo, di CO2, non di carbonio. Quindi vi immaginate le potenzialità di questo suolo per immagazzinare, per contribuire ai cambiamenti climatici. Stanno parlando ora come catturare, non soltanto attraverso il processo fotosintetico, perché la fotosintesi è la maniera naturale per aumentare il carbonio nel suolo, ma anche attraverso altre, ora attraverso i filtri nelle varie fabbriche, catturare il carbonio, la CO2, e poi investire nel suolo, perché fa bene nel suolo. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Anche qui
i messaggi che devono arrivare forte anche dai politici. Riuso, riciclo. Dal momento che l'etame è difficile trovarlo, compost. Ciascuno di noi butta ogni giorno la parte organica, la parte umida, la butta via. Si sta facendo la raccolta differenziata, sto parlando della Basilicata, ma quell'umido che viene raccolto viene utilizzato non per produrre compost certificato da utilizzare nel settore agricolo, ma per stratificare la discarica. Con tutti i problemi che abbiamo. Allora qui in Basilicata non c'è un impianto di compostaggio, in Puglia ci sono. Quando il gruppo ha iniziato, molto poco, ci sono 3-4, io conosco perché collaboro, abbiamo dei progetti insieme. Allora, quando noi abbiamo iniziato 15 anni fa queste prove nel settore frutticolo a Metaponto, il compost non riuscivamo a trovare né in Basilicata, né in Puglia, né in Calabria, né in Campania. Lo portavamo dal Veneto, certificato dalla regione Veneto. E vi immaginate i costi per il trasporto e l'impatto ambientale. Quindi bisogna cambiare stili di vita, bisogna cambiare mentalità e investire per creare posti di lavoro, anche ci sono le possibilità. E qui potete vedere la raccolta differenziata, man mano che si scende verso il sud, siamo messi male. E buttiamo via carbonio e buttiamo via elementi minerali, concimi. Allora, tutti questi, noi abbiamo costituito diversi campi al confronto, due modelli di gestione, come da conto, con olivo da 15 anni che abbiamo, campo a Ferrandina, dove un ettaro lo gestiamo noi, secondo le nostre indicazioni, e al confronto con quello che sta facendo l'agricoltore. Lo stesso facciamo con la clinidia, per il pesco, per la vite, e per diverse specie. Allora, qui potete vedere l'aumento del carbonio, qui vedete nell'olivo, qui potete nello strato superficiale e poi nello strato, come abbiamo aumentato in 15 anni il carbonio al suolo. E vi illustrerò come l'abbiamo fatto, soltanto diciamo gestendo in maniera diversa l'olivetto, il frutteto. E poi qui sotto la clinidia, il pesco, e quindi c'è la possibilità, non sono cose che si possono fare, basta avere un pochino più di sensibilità, essere più presenti nei campi, in campagna. Solo al weekend va in campagna. Arriviamo alla xylella e poi riprenderò questi aspetti, vi illustrerò anche. Allora, la xylella c'è da 150 anni, in generale parlo della xylella. C'è il ceppo, quello che è stato trovato qui, che l'hanno chiamato Codiro. E cosa è stato fatto qui per questo ceppo? La xylella non si combatte con nessun prodotto chimico, finora. Gli americani hanno lavorato in Brasile da tanti anni che c'è sugli agrumi, Costa Rica sul caffè, eccetera. Non si combatte con nessun prodotto e quindi convivono con la tecnica culturale, con la gestione della pianta, con la gestione sostenibile del sistema. Allora, cosa è stato fatto in Italia? La prima cosa che è stata fatta, la nomina di un comitato tecnico scientifico dal ministero. Il comitato tecnico scientifico composto soltanto da patologi e da entomologi. All'interno di questo comitato tecnico scientifico è prevalsa la politica, c'è la xylella, c'è il vettore, c'è la pianta, non c'è nessun prodotto chimico, tagliamo. Questo è il primo approccio. E questo comitato tecnico scientifico ha dato le indicazioni politiche al ministero di andare avanti. E il piano Siletti, i vari piani Siletti, escono fuori da questo comitato tecnico scientifico con il consenso del ministero.
E quindi quando vengono il confronto con i funzionari a livello europeo, perché sono burocrati, il confronto viene fatto fra questo gruppo che ha sposato quella linea, quell'approccio di tagliare, e quindi come si fa poi a dire che non è vero, che ci sono anche altre maniere per affrontare questa emergenza? In nessuno dei piani Silletti si parla di sostenibilità, in nessuno. Ancora l'ultimo piano Silletti si parla di potatura ogni 2 anni, attenzione, quando c'è la xylella sopra, e tu la prima cosa che dovevi fare per ridurre la presenza della xylella, dovevi fare la potatura più frequente per eliminare la prima cosa essenziale. Andiamo avanti. Noi di cosa abbiamo bisogno? È quello che hanno fatto per gli altri ceppi sempre della xylella. Negli Stati Uniti, nella Nuova Zelanda. L'ultimo caso, 7 anni fa, la batteriosi della actinidia, sempre che attacca i vasi conduttori che portano l'acqua, come la xylella. È ovvio che sono batteri diversi. Attaccano i vasi e bloccano i vasi e porta al disseccamento delle foglie, dei rami, della branca. Allora, quando è uscito fuori questo batterio, sempre da quarantena, attenzione, sempre da quarantena, quando è uscito fuori questo batterio sono stati tagliati 1000 ettari di actinidia. Hanno visto che non potevano risolvere il problema. Ora l'86% dei campi in Nuova Zelanda di actinidia sono attaccati dalla batteriosi, ma convivono. Non lo so se sono 60-70% degli impianti in Italia con la batteriosi dell'actinidia convivono. Conviviamo. Lo stesso chi qui dentro conosce il fuoco batterico del Pero, anche lì conviviamo. Quindi dobbiamo conoscere con la velocità con la quale si muove il batterio all'interno della pianta. Se io conosco la velocità, ecco la ricerca, quindi ci vogliono soldi per finanziare la ricerca. Se io conosco la velocità con la quale si muove il batterio, qui è il caso dell'actinidia, vedete, si muove circa da 0,3 a 0,4 cm al giorno. Quindi se io conosco i primi sintomi, come si manifestano sulla pianta, sulle foglie, posso con la potatura andare a tagliare 30 cm sotto, 20 cm a seconda di queste indicazioni che mi dà il ricercatore. Vado avanti senza... Ecco, la xylella in generale attacca 320 specie, molti delle quali non manifestano sintomi. Allora, arriviamo al piano Silletti. Li conoscete ormai queste divisioni, cioè cuscinetto, contenimento, zona infetta, eccetera. Allora, cosa prevede il piano Silletti? L'ultimo. E l'altro giorno, quando eravamo in audizione alla quarta commissione, alla regione Puglia, ha detto che uscirà fuori l'altro piano, il terzo, quarto, eccetera. Allora, cosa prevede? Prevede nelle zone di cuscinetto e contenimento che per ogni pianta infetta si devono tagliare a un raggio di 100 metri tutte le piante, indipendentemente se sono infetti o sani. Non soltanto questo, siccome, e lì non viene specificato nel piano Silletti, siccome questo batterio attacca diverse altre specie che non manifestano sintomi, i colleghi di Bari hanno trovato finora 22 specie diverse, probabilmente arriveranno 100-150 che attaccano, allora dovranno tagliare tutto, non soltanto tagliare tutto, mentre tagliano prelevano i campioni. La pianta di olivo qui a 100 metri, tutte le altre piante prelevano i campioni, e se trovano un'altra pianta a distanza di 70 metri infetta si spostano altri 100 metri. Qui l'esempio: se trovano una pianta qui devono tagliare tutto, qui deve diventare deserto, e se qui poi mentre tagliano e prelevano i campioni trovano un'altra pianta infetta, si spostano di altri 70 metri.
Quindi cosa vuol dire questo? Entrano nelle vostre case, questo prevede il piano Siletti, nei vostri centri urbani e devono tagliare tutto. Devono tagliare tutto se vogliono applicare il piano Siletti. Non può essere applicato il piano Siletti. Cosa fare? Cosa possiamo fare? Qui arriviamo al secondo approccio. Il primo approccio l'abbiamo visto che è iniziato 3 anni fa, non soltanto non ha dato risultati, ma è fallito. C'è qualche risultato che hanno tirato fuori i colleghi di Bari sulla identificazione genetica di questo ceppo e qualche altra informazione, ma è fallito il caso. Il generale Siletti l'altro giorno diceva che ci sono altri 26 focolai. E dove cercano veramente con serietà, trovano la xylella anche in altri paesi. Quindi perché, diceva Siletti, ha trovato le condizioni ottimali il batterio nel Salento per condizioni climatiche e non ha parlato di quello che è successo nel Salento, che abbiamo distrutto l'ecosistema. La politica a livello europeo degli incentivi sbagliato, non ha formato professionisti nel settore agricolo. Fino al 2005 davano in relazione alla produzione per ettaro, come faceva l'agricoltura del Salento a competere quella spagnola con 2000 piante per ettaro, 1500, tutto meccanizzato, che producono 150 quintali di olive per ettaro, mentre nel Salento si producono 20-25 quintali di olive per ettaro. Come si fa a competere quando la politica a livello europeo premia quel tipo di agricoltura? E quindi fino al 2005 dovevi dimostrare che effettivamente producevi. Dal 2005 di poi continui a prendere gli incentivi anche senza dimostrare che tu produci. Quindi sì, tutta la condizionalità, ma qualcuno però doveva vigilare su questa applicazione, nessuno ha vigilato. Diversi olivetti nel Salento, ne ho visti tanti, sono diventati boschi abbandonati e quelle sono le condizioni ottimali per chi ha trovato la xylella. Non soltanto la xylella, attenzione, la xylella è fastidiosa e è molto intelligente. Cambia continuamente, tira fuori ceppi nuovi, la mutazione genetica, a seconda di come diciamo, ci comportiamo noi. Quindi possiamo oggi sconfiggere la xylella, codiro, ma domani avremo altri, se l'ecosistema rimane quello l'attuale, se la gestione rimane quella attuale, avremo altre emergenze. E quindi la prima cosa che dovevamo fare, a parte il comitato tecnico scientifico che deve avere una composizione diversa, è una emergenza che deve essere affrontata a 360 gradi. Deve essere dentro il fisiologo, deve essere dentro l'ecologo, deve essere dentro il microbiologo del suolo, deve essere dentro il fisiologo dell'olivo. Non ci sono queste figure. Quindi il ministro continua a dare ancora adito a questo comitato tecnico scientifico, non soltanto, 15 giorni fa gli ha affidato anche un progetto senza bando, senza nessun bando, di 4 milioni di euro per fare ricerca allo stesso comitato tecnico scientifico, senza nessun bando. Quindi quel approccio lì ha anche i soldi per fare ricerca, c'è un progetto europeo di 7 milioni di euro, 40% da dedicare per la xylella, ha avuto dall'agenzia europea 170 mila euro per lavorare, hanno avuto ora 4 milioni di euro dal ministero, quindi quel gruppo lì, quell'approccio lì ha anche i soldi per tirare fuori i risultati, speriamo che riescano a trovare la soluzione, visto che sono gli unici che dispongono di fondi per la ricerca, in questo momento qui. Speriamo che i bandi che ha fatto la Regione Puglia
venga fatta una selezione diversa, perché c'è anche il secondo approccio. Il secondo approccio è quello che considera l'intero ecosistema, quindi curare la pianta, potarla la pianta, far circolare l'aria, aprire le finestre alla chioma per circolare l'aria, perché Podiro e Xylella ha provocato i danni perché ci sono una serie di altri funghi sulla pianta, e poi curare il suolo, fare un'agricoltura diversa. E qui vi illustro alcune, vi faccio vedere rapidamente della vite che convivono con la Xylella, con la gestione. Qui gli aranci, gli agrumi, sempre Xylella, un ceppo diverso, in Brasile convivono. Quando il 12 e 13 novembre c'è stato un convegno a Bruxelles sulla Xylella, il convegno internazionale, e sono intervenuti i colleghi brasiliani, ma anche gli americani che sono andati in Brasile, hanno detto: noi ormai conosciamo quali sono i sintomi iniziali della Xylella e passiamo con la potatura. Se si tratta di piante grandi, passiamo con la potatura e limitiamo, facciamo la potatura e buttiamo via la parte malata del batterio. Se si tratta di pianta giovane, allora la togliamo, pianta giovane, però piante grandi non le tagliamo, conviviamo. Batteriosi del kiwi, vi ho detto prima, la Equina amylobora. E quindi il ruolo della potatura, quello che vi dicevo prima, bisogna cambiare. Ecco, lì dovevamo fare subito la formazione, coinvolgere gli agricoltori in questa emergenza, coinvolgere gli ordini degli agronomi e dei periti agrari e formarli subito, formarli, dare anche i mezzi per, e creare i gruppi, le squadre dei potatori per andare a potare, non tagliare le piante. Allora, cos'altro? Ripristinare la fertilità dei suoli. Un sistema immunitario fragile basta poco per metterlo in crisi. Basta poco per metterlo in crisi. Il suolo, i suoli nostri servono soltanto per reggere la pianta, non c'è niente se andiamo a parlare di qualità dei suoli. Quindi qui vi illustro un attimo cosa abbiamo tirato fuori noi nel campo di Ferrandina. Un ettaro, sistema sostenibile a confronto con il sistema, quello convenzionale agricoltore. Vedete che dopo, qui sono stati prelevati i campioni dopo 10 anni di produzione, in un grammo di suolo nel nostro sistema c'erano circa 214.000 funghi rispetto a 29.000 in quello convenzionale. Batteri 36 milioni in un grammo di suolo, attenzione, rispetto a 10 milioni in quello convenzionale. E che ruolo svolgono questi batteri, questi funghi nel suolo? Quello che svolge, qui ci abbiamo anche il medico, quello, il ruolo che svolge la flora batterica nel nostro intestino. Cioè il nostro organismo si nutre dall'intestino, si nutre dall'intestino. E per nutrirsi, per assorbire, ci vogliono tutte le interazioni intestino e flora, batteri, microorganismi che intervengono e per facilitare l'assorbimento di quello, dei minerali e di tutte le altre sostanze di cui ha bisogno. È la stessa cosa che succede con le radici delle piante. Cioè noi chiamiamo rizosfera tutto quello che avviene a contatto radici suolo, e lì in un suolo fertile, in un suolo fertile ci dovrebbe essere circa, in un cucchiaino di suolo, 50 miliardi di microrganismi, 50 miliardi di microrganismi che facilitano l'assorbimento degli elementi minerali, facilitano l'assorbimento dell'acqua e combattono, svolgono il ruolo da antagonista contro malattie, perché reagiscono, producono sostanze secondarie, quelli che noi chiamiamo metaboliti secondari, e vengono assorbiti e circolati all'interno del sistema che controllano le malattie, come fa il nostro organismo. Non soltanto nel suolo, nel nostro sistema, vedete qui, anche la parte aerea,
cioè un sistema in equilibrio, allora non soltanto il suolo cambia, ma anche sulle foglie, sui frutti, abbiamo trovato, vedete qui, abbiamo trovato circa tutte queste specie presenti nella parte aerea, sono 28, 13, 18, circa 32 specie, rispetto a due specie soltanto che abbiamo trovato nelle foglie delle piante gestite in maniera convenzionale. E quindi anche questo cosa succede, cosa serve? Questa interazione, qualcuno si parla di nanotecnologie per far inserire all'interno del sistema degli elementi, delle sostanze che servono per combattere o contenere la xylella, ma è il sistema stesso. Cioè se io ho i microrganismi sulle foglie, microrganismi che interagiscono con le foglie e entrano dentro microrganismi utili che mi producono metaboliti secondari, sono il sistema stesso se io lo porto in equilibrio per cercare di difendersi, di aumentare il sistema immunitario della pianta. E questo dei 50 miliardi di microrganismi è questo quello che succede, il parallelismo tra microrganismi del nostro intestino e quello che succede nel suolo. E questo è pratica comune anche voi. Se noi vogliamo ridurre, diciamo, l'assorbimento di elementi minerali di acqua nelle piante, tagliamo le radici. Tagliamo le radici per indebolire la pianta. È quello che si fa anche in medicina per cercare di ridurre il peso delle persone. Si faceva qualche operazione. Guardate che ci sono tante cose, tanti punti comuni. Il ciclo dell'acqua, anche qui discutono a Parigi sul discorso delle risorse acqua in particolare. L'acqua nel nostro pianeta con l'aumento della temperatura ci sarà sempre di più, attenzione, aumenterà la temperatura, aumenterà l'evaporazione e la traspirazione, quindi avremo bisogno, le nostre piante avranno bisogno di più acqua. Quindi ci sarà più evaporazione di acqua dagli oceani, dalle dighe, dai fiumi, eccetera. Il problema è quello dove andrà a cadere l'acqua, la distribuzione del nostro pianeta. Quello. E che tipo di pioggia, se saranno modificate le piogge, l'intensità delle piogge, se saranno piogge utili che daranno la possibilità al suolo per assorbire quest'acqua e ricaricare la falda, oppure sono piogge intense che fanno danni. Anche qui dobbiamo stare attenti, il ruolo dell'agricoltura. Allora, se io gestisco il sistema in maniera sostenibile, aumento la sostanza organica, aumento anche la capacità del suolo di assorbire l'acqua dalla pioggia. I suoli agricoli hanno perso 40-50% della loro capacità di assorbire l'acqua dalle piogge. Tutti parlano, quando ci sono le piene, parlano di cementificazione, giustamente, sottrazione di soli, ma nessuno parla di come i soli agricoli sono stati gestiti, che i soli agricoli non assorbono l'acqua della pioggia come l'assorbivano 50-60 anni fa. E quindi lo potete vedere anche da questo esperimento che abbiamo fatto a Ferrandina. Cioè siamo andati a misurare la velocità di infiltrazione dell'acqua al punto della lavorazione del suolo. Al punto della lavorazione. Ci sono degli strumenti che li misurano. Allora, nel nostro sistema sostenibile abbiamo misurato 160 mm al giorno, l'altro sistema 13 mm al giorno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando vedete i campi allagati dopo una pioggia, non è che la falda sia arrivata all'improvviso in superficie, perché non penetra l'acqua, non va a ricaricare le falde, quando siamo in pianura. Quindi quando l'acqua non penetra, non va a ricaricare le falde, dove va l'acqua? Nei canali, e poi creiamo sempre più problemi di allagamenti. Non, quello che stiamo facendo con l'acqua l'abbiamo fatto con il carbonio fossile, cioè il petrolio. Togliamo dagli strati profondi e lo mettiamo nell'atmosfera. E la stessa cosa stiamo facendo con le acque. Stiamo pompando le acque dalle profondità, da 300, 400, 500, non soltanto in Italia, a sud Italia, ma
ho visitato in Giordania, ho visitato diversi paesi, nel deserto, Egitto, che pompano l'acqua da 600 metri di profondità e quindi quell'acqua non si ricarica, è acqua fossile, e quindi lo portiamo in superficie. È la stessa cosa che stiamo facendo noi con il settore agricolo, il ciclo dell'acqua. E quindi quando ci troviamo in pendenza, in collina, cosa abbiamo? Una volta saturato lo strato superficiale, quello lavorato in suolo con l'acqua della pioggia, non penetra l'acqua negli strati profondi, non ricarica il contenitore dove ci sono le radici e quindi porta via il suolo, l'erosione laminare porta via il suolo e lo porta nei canali e poi dai canali nei fiumi e se ci sono le dighe poi nelle dighe. Vedete qui quanto suolo si può perdere in collina all'anno rispetto a un suolo gestito in maniera sostenibile. Allora, servizi, cioè l'agricoltura non soltanto deve produrre per mangiare, ma deve offrire anche altri servizi. E per questi servizi deve essere pagato. Per questi servizi deve essere pagato. Non ci voglio cacciare. Non lo voglio. E quindi questi allargamenti che vedete qui, attenzione, ha svolto un ruolo fondamentale anche l'agricoltura. Questo allargamento. Quando noi vediamo ancora le steppe che si bruciano, cioè il carbonio che va nell'atmosfera. Allora, la diga di San Giuliano, diciamo le dighe della Basilicata, quando è stata costruita e messa in servizio nel 61, ha perso, fino all'anno scorso, ha perso 30 milioni di metri cubi per effetto della sedimentazione. Cioè, tutto intorno alla diga di San Giuliano sono colline, la maggior parte coltivate a grano. In questo periodo il grano è stato seminato, eccetera. Arrivano le piogge, non ci sono piogge in questo periodo. Basta che arrivi una pioggia, anche di bassa intensità. Siccome quei suoli sono morti perché a monocoltura, morti dal punto di vista microbiologico, non c'è sostanza organica, non trattengono l'acqua e dove va l'acqua con il suolo va nella diga e quindi la diga ha perso 30 milioni di metri cubi della sua capacità. Sapete quanto costa svuotare la diga di questi 30 milioni? Costa 300 milioni di euro per svuotare, altrimenti fra qualche anno dobbiamo rimanere, anche voi, non soltanto il Basilicato, anche voi rimanere senza acqua. Quando si parla di servizi che il settore agricolo deve offrire. Non ripeto quello che è urgente intervenire a livello politico per la Xylella. Si deve fare un chiarimento fra regioni e ministeri. Questo comitato tecnico-scientifico non può andare avanti così. La questione è politica. È fallito l'approccio. Lo sanno tutti. Allora, la regione che dovrà assumere la responsabilità da febbraio di gestire questa cosa deve prendere una posizione chiara. Vi ringrazio. Ringraziamo il professore soprattutto per prima per tutte le notizie che ci ha dato, se continuiamo di questo passo. Poi vorrei io sintetizzare la sua relazione, è stata una vera e propria lezione, e abbiamo che bisogna integrare il comitato tecnico-scientifico con altri tecnici, bisogna coltivare le piante e fertilizzare il suo terreno cominciando dalla potatura e dalla gestione e dalla lavorazione del terreno. Adesso passiamo la parola per le conclusioni al consigliere regionale Blasi, entriamo nell'ambito politico e approfitto per salutare i due politici di Palagiane che sono presenti in aula, il vice sindaco Maria Grazia Mellone, consigliere, fa tutto lei, insomma, ho visto, non lo vedo più,
l'ex sindaco e preside in carica, Prenesse Anzolin sta là dietro, nascosto secondo le sue, il suo stile, diciamo, di riservatezza. Allora, prima di dare la parola al consigliere regionale, mi sono preso degli appunti, così, della situazione italiana. Allora, noi abbiamo attualmente montagne da bucare, mare da trivellare, o prossimo a esondare come il Mar Rosso, piantagioni da estirpare, cieli da inquinare, risparmiatori da derubare. Siamo in pieno buio di soldi, ci stiamo autodistruggendo. Allora, così, ho giusto per fare il panorama della situazione al nostro più autorevole esponente, Sergio Blasi, noto in tutto il mondo come l'inventore della notte della tarantola, da sindaco di Perpignano, adesso consigliere regionale, una voce, diciamo così, isolata nel contesto, perché abbiamo visto che qua c'è uno scaricabarile, un fuggi-fuggi dalle responsabilità, e il professor Blasi ha fatto un emendamento alla legge della eradicazione, cioè ha chiesto, ha proposto che i suoli desertificati, i suoli con, nei cui, dai quali sono stati tolti gli alberi, rimangano inedificabili per 15 anni. Ora voi sapete che 15 anni per i palazzinari sono via, un tempo molto breve, poi magari si abbassa l'attenzione, si fa un altro emendamento e si dà, io sono così, conosco i palazzinari italiani, lo conosce anche lei, quindi la loro, diciamo, invasività. E allora è questo, perché, professore, perché si sta spiantando, si stanno facendo tutte le cose, mica per la xylella, è perché dobbiamo procurarci, io faccio i cattivi pensieri, pensieri andreottiani, penso a male per trovarli bene, perché si stanno spiantando gli altri? Perché li dobbiamo consegnare ai palazzinari, tutto qua, è semplice. Il professor Blasi si sta opponendo, ma professore, ci dica lei che cosa dobbiamo fare. Va bene, intanto mi alzo così riesco a vedere anche là in fondo. Intanto grazie per l'invito. Io insomma, frequento Palagiano da qualche anno, saluto il mio amico, oltre al rappresentante dell'amministrazione comunale, il mio amico Paolo Rubino, che conosco da tanti anni, quando, diciamo, io da sindaco della mia piccolissima comunità e più l'occasione di incontrarlo su un tema che c'entra molto con le cose che sono state dette finora, quello della una sana gestione del ciclo dei rifiuti, e che c'entra molto anche con il tema della xylella, lo abbiamo appena ascoltato un attimo fa, e quindi vi ringrazio davvero per l'occasione e ringrazio anche il nostro amico che modera questo incontro. Prego. Michele, per il titolo, diciamo, io non sono professore, ma insomma non è quello il problema. Proverò a dare il mio punto di vista, intanto facendo una premessa, più squisitamente di carattere politico, e cioè che oggi la politica vive una condizione di sofferenza forte nel rapporto con i cittadini, perché ha perso l'abitudine di assolvere a quello che era il suo compito, e cioè quello di costruire, organizzare le relazioni tra gli uomini e i luoghi che essi frequentano. E soprattutto nell'organizzare questa relazione, questo rapporto, nelle modalità che le persone, gli uomini, appunto, gli abitanti di quei luoghi vivono, frequentano, e decidendo da che parte stare, sapendo prendere posizione. I partiti, tra l'altro, che sono una forma straordinaria, che, guardate, le classi più umili, subalterne rispetto al potere dominante, si sono dati come forma di organizzazione, quindi una cosa non quella che immaginiamo oggi, una pessima cosa, ma una cosa nobile, per fare della politica un'arte nobile. D'altra parte, non a caso si chiamano partiti, perché significa che
stanno da una parte, prendono posizione, poi si confrontano. Oggi la politica invece è melliflua, e come dire, è opaca, non riesce a definire da che parte sta. E io penso che noi invece dovremmo in qualche modo, nel costruire il nostro rapporto, anche la nostra presenza politica, e sapendo da che parte sta, sapendo prendere posizione. Non a caso, chiudo poi questa parentesi, subito dopo le elezioni regionali, anche avendo raccolto intorno ad una proposta, ad un'idea di sviluppo della nostra terra, della nostra regione, del territorio da cui io provengo, vivo, frequento, anche se ho avuto un'esperienza, diciamo, dal punto di vista delle responsabilità politiche, che mi ha permesso di conoscere bene e in profondità tanti quoti straordinari di questa nostra regione. E ho fondato un'associazione che si chiama appunto Prendi Posizione, e cioè provare a dare alla politica la possibilità di ritornare a parlare chiaro, assumendosi le responsabilità delle cose che dice, ed essere giudicata per quel punto di posizione che rivendica, difende, propone. Ecco, se questo è, anche questa vicenda di cui stiamo parlando questa sera, un po' dove va questo nostro territorio, partendo dalle emergenze che in questi anni abbiamo vissuto, la Via Rubli, il terrore rosso, le condizioni complessive del sistema del nostro territorio. E noi dobbiamo, sono state fatte diverse citazioni, faccio solo una anch'io, una sola, perché mi veniva in mente mentre vi ascoltavo, e cioè che poi un po' alla sintesi, no? Diceva Seneca, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa qual è la direzione. Noi dobbiamo saperla qual è la direzione. E io, come dire, stasera ho avuto, grazie a voi, l'occasione e l'opportunità di sentire, di ascoltare dal vivo il professor Siloianis, che conosco attraverso le cose che ho letto, le sue interviste, i suoi scritti, anche il suo punto di vista che qui ben stasera ci ha rappresentato sulla xylella, ma che non è semplicemente la xylella, è appunto un modello di sviluppo. Quello che noi abbiamo frequentato finora è evidente che ci ha procurato più danni che benefici. Come dire, eravamo una terra di contadini analfabeti, lungamente lo siamo stati, e a un certo punto la politica ha trovato un compromesso e ci ha detto o il treno per andare a trovare fortuna fuori, oppure a un certo punto ha pensato che un pezzo di quell'industria che serviva a costruire lo sviluppo di questa terra poteva in qualche modo essere poggiato qui, c'è fame di lavoro, vi diamo lavoro. Ma accanto a quella opportunità ci ha portato tante altre conseguenze. E allora noi oggi abbiamo il dovere di dire cosa vogliamo farne di quell'eredità e come vogliamo portarla, consegnarla alle generazioni future. È stato più volte citato dal professore la conferenza dell'ONU sul clima di questi giorni a Parigi. Io ho visto il presidente della nostra regione andare lì con una proposta. L'ho scritto, lo ripeto qui, che apprezzo molto. Ma dobbiamo correre perché siamo in ritardo. Sembravo un cretino 4 anni fa. Quando dicevo, guardate, ma se noi abbiamo l'imposizione di ospitare un'infrastruttura come il gasdotto TAP, una classe dirigente, al di là di quello che io penso sulle infrastrutture in sé, se quel gas serve, non serve, quindi serve a poco, è accademico, mettiamola così, discutere di questo, rimane il fatto che una volta che è stata dichiarata dal governo nazionale un'opera di interesse nazionale, quindi strategico per il paese, sfugge dalla nostra possibilità di dire se quello serve, non serve, se lo vogliamo o non lo vogliamo. Una classe dirigente però si pone il problema, siccome dobbiamo subire questa cosa, che tipo di opportunità ci può portare? E allora io ormai 4 anni fa dissi, guardate, quel tubo lì, quel gas che è un business enorme, la compensazione che dobbiamo chiedere per mettere a disposizione il nostro territorio per ospitarlo non è quello che quella multinazionale ci vuole dare, 4-5 milioni di euro per mettere in sicurezza la falesia della costa di Dole dell'Orso dove
dovrebbe, si affoga, dove dovrebbe approdare. Ma decidiamo noi qual è la compensazione. Stiamo parlando di 20 miliardi di metri cubi l'anno di gas che attraversando l'Azerbaigian, la Turchia, la Grecia, l'Albania, poi il pezzo di Adriatico fino alle nostre coste, porterà. Con un giro d'affari, qualcuno dice che nel corso della sua vita raggiungerà di oltre 200 miliardi di euro. E una classe dirigente si accontenta non dell'elemosina, di meno. La classe dirigente dice, beh, vediamo quali sono le nostre criticità. Capiamo qual è la direzione, appunto, verso la quale dobbiamo andare. E allora io dissi, quel tubo noi dobbiamo provare a portarlo più vicino possibile a uno dei buboni che producono quel dissesto dal punto di vista ambientale, che accanto all'Ilva, accanto al Petrolchimica, la Federico II dell'Enel dicerà. E imponiamo a Enel che non è qualcosa che non attiene alla responsabilità pubblica dal momento che è una partecipata del Tesoro e quindi del governo italiano. Imponiamo a Enel la decarbonizzazione, perché uno dei temi che riguardano i cambiamenti climatici è l'utilizzo delle fonti fossili, in particolare il carbone. Ma bisognava aspettare Papa Francesco che ci dicesse che quella roba è tra le cose che più inquinano l'ambiente ed ammalano. Ma bisogna aspettare Obama per capire che quella roba è qualcosa che produce quei guasti. Allora, come dire, scegliere la direzione significa dire, signori miei, venite qua, sediamoci intorno a un tavolo, il governo nazionale venga allo stesso tavolo e il governo nazionale ci dice che questa è un'infrastruttura strategica per il paese, bene, che diventi un'opportunità anche per noi, che incominci ad abbattere l'inquinamento che quella centrale produce, fornitegli il gas, questa è la compensazione che vi chiediamo, senza dargli alibi a Enel e anche alle altre grandi industrie, a prezzo convenzionato. Quanto costa produrre una kilowattora con il carbone? 0,48 centesimi, faccio per dire, ma mi sembra che sia corretto. Bene, il gas gli deve essere dato al costo tale che produrre una kilowattora con il gas viene fatto con lo stesso prezzo. E incominciamo ad ambientalizzare quell'industria che produce un danno sanitario, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, per il Sistema Sanitario Nazionale e quindi per il nostro sistema sanitario, di 700 milioni di euro. Allora, scegliere la direzione significa capire qual è il modello di sviluppo che abbiamo in testa. Se intendiamo svolgere un ruolo nel definire il nostro modello di sviluppo, oppure se dobbiamo subire passivamente gli eventi che sono costruiti seguendo interessi che attengono spessissimo delle lobby che poco hanno a che fare con il bene comune, con l'interesse più generale. E allora ecco, io penso che noi abbiamo il dovere di andare verso questa direzione. Allora, tutti questi che abbiamo prodotto, le modalità con le quali abbiamo affrontato il nostro modello di sviluppo, oggi ci portano ad una serie di emergenze. 16 anni fa, da sindaco della mia piccola comunità, io incominciai a convocare un'assemblea come questa in piazza. Sai, io vengo, sapete, vengo da una piccola realtà che sta in una zona particolare del Salento, si chiama Grecia Salentina. È una zona di origine ellenofona, dove ancora si parla una lingua che viene dal greco antico, il greco, e noi siamo appassionati a quelle modalità. L'agorà per noi ha ancora un senso, una funzione, quindi io le cose più importanti nella mia esperienza di sindaco, le decisioni più importanti le ho sempre prese con i cittadini in piazza. E lì io gli dissi, guardate, dobbiamo cambiare sistema. I rifiuti non sono un problema, se continuiamo a trattarli in questo modo diventano un problema, ma possono essere una straordinaria risorsa. E cominciamo a discutere come togliamo i cassonetti, noi famosi cassonetti stradali, indifferenziati, e come invece ci posizioniamo su un altro versante, cioè quello di fare una raccolta differenziata spinta, in cui in maniera monomateriale
selezioniamo la spazzatura che produciamo. Quando facevo questo ragionamento, noi facevamo il 4% di raccolta differenziata. Sapete cosa significa? Che buttavamo il 96% della spazzatura che producevamo in discarica. E in quel 96% è evidente che c'era carta, plastica, cartone, alluminio, banda stagnata, vetro. Se tu la differenzi, ti convenzioni con il CONAI, che è una struttura deputata a fare questo, cioè a portare al riuso, al riutilizzo, al riciclo dei materiali che possono essere riutilizzati e riciclati, non solo non portiamo più in discarica quel materiale e paghiamo, ma risparmiamo il fatto di non portarlo più in discarica. E siccome il CONAI ogni anno per legge fa un listino prezzi e convenzionandosi con le varie filiere del riciclo te lo pagano, addirittura ce lo pagano, quindi noi quel 96% non c'era solo spazzatura, c'era denaro che puntavamo. E allora gli ho detto: ragioniamo sulla vostra sensibilità ambientale, ma vorrei anche accanto a questo metterci un altro pezzo, che è la vostra sensibilità giusta, legittima, al portafoglio, e vi spiego che le due cose si tengono insieme. E così abbiamo fatto. Il punto però è che a distanza di 16 anni, nonostante i proclami, gli strumenti che abbiamo messo in campo, noi non abbiamo chiuso il ciclo integrale dei rifiuti. E guardate, poi arrivo, c'entra molto con quello di cui abbiamo discusso questa sera, ce lo ha detto un attimo fa il professor Xiloyannis. Chiudere il ciclo dei rifiuti significa che noi abbiamo bisogno, se dice il sistema di raccolta è quello della differenziata spinta, cioè raccogliere anche il umido organico, cioè gli scarti di cibo che noi produciamo, e guardate che nelle nostre realtà quella frazione rappresenta almeno il 40% del rifiuto che noi produciamo. Quel 40%, se trasformato in compost, in ambientante per i nostri terreni, ci può aiutare ad affrontare quel problema della desertificazione dei nostri terreni. I nostri terreni ormai sono lastre di marmo, perché abbiamo pensato che la chimica poteva essere la soluzione. Sì, ci aiutava dal punto di vista della fatica, ma distruggeva il nostro patrimonio, e nel momento in cui la distruggeva indeboliva le nostre piante. Nel momento in cui le indeboliva, patogeni tipo la xylella hanno avuto terreno fertile. E se a questo abbiniamo scelte scellerate che sono state prodotte dalla classe dirigente che in Europa ha cambiato la condizionalità, trasformando il contributo, l'integrazione da quantità di prodotto a estensione. Ma uno perché deve andare a spaccarsi la schiena per produrre, per coltivare, se tanto gli arrivano lo stesso i soldi? E allora abbiamo quello che si è verificato, le nostre campagne abbandonate. E quello di aver abbandonato le nostre campagne ha alimentato gli appetiti di consumo del suolo, perché laddove c'erano campagne abbandonate, che ce ne facciamo? Molto meglio un resort. Poi adesso parliamo tanto di turismo, ma anche qui quale direzione scegliamo? Il fotovoltaico. Abbiamo pensato che potevamo sfregiare pezzi di patrimonio rurale che può essere utilizzato nel comparto agricolo, ma può essere utilizzato nel comparto turistico, può essere utilizzato in mille altri modi. Abbiamo pensato anche qui, da sindaco io ho fatto una cosa, io ho dichiarato in tutto il mio territorio comunale territorio di pregio e ho inibito la possibilità di costruire impianti di fotovoltaici a terra. Ma ci togliamo la possibilità di produrre energia rinnovabile? Niente affatto. Togliamo la possibilità a qualcuno di pensare che il sole e produrre energia fosse un bottino privato e non ricchezza reperibile collettivamente. Che cosa ho fatto? Ho chiamato anche qui i miei cittadini in piazza e gli ho detto: guardate, noi abbiamo deciso che il nostro territorio è di pregio, non si possono, ho bocciato tutte le richieste, tutte le idee che mi sono state presentate, e ho detto ai cittadini: possiamo invece produrre energia, e quello che diventa un bottino privato per fondi di investimento, spesso non sappiamo neanche da dove partono, noi quella ricchezza che invece di darla a loro ce la prendiamo noi. Mettete a disposizione il vostro terrazzo di casa. Tra l'altro la nostra tipologia abitativa aiuta molto, perché nei nostri paesi spesso molte case sono
le case monofamiliari con il terrazzo, a un piano, al massimo due. E quindi quel terrazzo, che ormai non si usa più neanche per stendere i panni, gli ho detto, voi lo mettete a disposizione della comunità. La comunità, attraverso una cooperativa che abbiamo fondato, fa l'investimento, ci poi mettete a disposizione il terrazzo, la cooperativa fa l'investimento attraverso un mutuo che apre la cooperativa con un istituto bancario, l'abbiamo fatto con Banca Etica, e per tutta la durata della vita dell'impianto, con lo scambio sul posto dell'energia che viene prodotta, voi non pagate più la bolletta elettrica, quindi per 20 anni sgravate il bilancio familiare da una voce, un pezzo del conto energia viene a voi per l'energia che immettete, ogni famiglia immette in rete, e con il resto del conto energia la cooperativa si ripaga il finanziamento che ha fatto. E quindi produciamo energia rinnovabile, pulita, ma sgraviamo il costo dalle famiglie di una voce rilevante nella vita del bilancio familiare. Ma per fare un impianto che cosa serve? Ma serve un geometra, un ingegnere che lo disegni, e poi serve un operaio che lo installi e che lo tenga, no, e ne faccia la manutenzione nel corso della sua vita, e poi serve l'elettricista che lo colleghi. E allora ecco, piccole opportunità di lavoro, piccole, ma che sommate, se replicate, diventano una straordinaria occasione. Ecco un modello di sviluppo, quando io dico, cominciamo a mettere le tessere. E allora, anche qui l'agricoltura. Ma noi possiamo pensare di abbandonare i nostri terreni e non invece immaginare che attraverso anche gli strumenti che l'innovazione ci dà, di incominciare a ripensare il nostro rapporto con l'agricoltura. E anche laddove, come da noi, c'è una frammentazione delle proprietà, piccole aziende, noi dobbiamo costruire gli strumenti, per questo servono anche i fondi comunitari. A cosa serve il PSR se non a dire facciamo sistema, diamo dei sostegni a chi si mette insieme, fa rete, fa sinergia, e che li mettiamo nelle condizioni di poter competere anche sui mercati internazionali, di provare a rinnovare le culture, a immaginare di stare dentro questo pezzo del prodotto economico che dobbiamo mettere in piedi in maniera nuova, moderna, ma con grande passione e affetto per la nostra terra. Ecco, io penso che questo è un lavoro che va assolutamente fatto. D'altra parte, insomma, Tubino lo sai bene, noi lungamente il nostro vino era vino da taglio. Il nostro vino serviva per fare degli straordinari vini da altre parti, in Piemonte, i francesi e così via. A un certo punto abbiamo capito che potevamo farlo da noi. Abbiamo capito che potevamo imparare a vinificare, e mentre per lungo tempo ci davano i soldi per estirpare i vitigni, a un certo punto siamo andati a recuperarli, anche le essenze più antiche, no? C'era per esempio una vita da noi che non c'era, quasi completamente scomparsa, no? Su maniera. Adesso è uno, come dire, dei vini più ricercati, migliori, insieme al primitivo, al negromano, insieme al, come devo dire, alle tipologie, alle specificità del nostro vino. Allora io penso che noi dobbiamo cominciare a ripensare anche qui, a mettere quest'altra tessera dentro il modello di sviluppo che vogliamo costruire, e sapendo che la campagna oggi deve essere multifunzionale, che deve essere un pezzo legato strettamente alla produzione agricola, ma poi abbiamo un patrimonio di edilizia rurale straordinario. Recuperare le nostre masserie e metterle a disposizione non solo del pezzo strettamente legato alla produzione agricola, ma farne delle masserie didattiche, farne degli agriturismi, dove la cucina locale, i prodotti tipici, diventano un elemento straordinario di interesse per i turisti. Ma pensiamo davvero che noi possiamo stare dentro la competitività in un settore come quello turistico se non lo abbiniamo all'ambiente e all'agricoltura? Noi pensiamo che possiamo in qualche modo scimmiottare modelli che non ci appartengono, che ci trasformiamo la Puglia e questa parte della Puglia, il Salento, in una sorta di Ibiza di seconda mano? Ma voglio dire, quella è la fine.
È un tipo di turismo che in questo momento ha una grande attrazione nei confronti del Salento, della Puglia, ma dopodiché a stretto giro troveranno altri posti. E guardate che tutti gli studi di settore, a cominciare ancora una volta di qualche settimana fa, il Centro Internazionale di Studi di Economia Turistica della Ca' Foscari di Venezia, oltre che i questionari che sono stati somministrati in occasione di Buy Puglia, no? Questa fiera dei buyers internazionali che vengono in Puglia a costruire i loro pacchetti di offerta fuori dalla nostra regione, in Italia e in Europa, per la Puglia, ci dicono tre cose sul quale, come dire, decidono di venire in Puglia, e le tre priorità fondamentali sono la cultura e l'arte, il cibo, la cucina e il vino, e poi il mare. E dentro questi studi ci dicono che se noi vogliamo aggredire nei prossimi anni pezzi straordinariamente importanti di flussi turistici, il mare, che dobbiamo preservare e non trasformare in una piattaforma energetica per andare a cercare petrolio che non si capisce se c'è e se c'è di pessima qualità e non si capisce perché dobbiamo il nostro mare trasformarlo in piattaforma energetica. Il mare non è più sufficiente. I nuovi ricchi che si affacciano sulla scena del mondo, i russi, i cinesi, gli emiri, e per loro, guardate, è indifferente scegliere il mare, devono semplicemente andare in aeroporto e decidere qual è il gate che devono prendere. Se prendere il gate numero 4 e venire in Italia, magari in Puglia, in questa parte della Puglia, per la bellezza del nostro mare. Ma possono scegliere di prendere il gate 6, 7, 8, andare alle Seychelles, alle Maldive, ai Caraibi. Non cambia sostanzialmente niente. Come li convinciamo a venire qui se mettiamo accanto al mare il nostro patrimonio paesaggistico, il nostro patrimonio storico, monumentale, artistico, culturale, di tradizioni arcaiche, antiche ma non vecchie? Apro e chiudo, lo dico proprio con una didascalia: la Notte alla Taranta è stata sostanzialmente questo, non era un festival di musica, era poca cosa se fosse un festival di musica, era quello di dire c'è un pezzo di tradizione orale lungamente considerato il retaggio di un cattivo passato che ha, come dire, caratterizzato un pezzo di una classe sociale ben precisa della nostra terra, relegata ai margini, e provare di sfuggire alla marginalità, alla vergogna che quella condizione, perché quella musica spesso era legata a un rito che era quello del tarantismo, alla vergogna di quella condizione in una chance di futuro, ribaltare, cioè una volta esorcizzato il morso del ragno, non avendo più rimorso, quello diventa un pezzo decisivo per costruire economia, per costruire lavoro, per far conoscere la nostra terra e accanto alla nostra terra quella di cui ciò di cui disponiamo. Allora, ecco, io penso che noi su questa traccia, in maniera determinata e decisa, dobbiamo provare a stare. E per fare questo abbiamo bisogno delle infrastrutture necessarie. Mi spiego. Questa è una terra dove noi, come dire, a fronte dei passi in avanti sulla strada della crescita, dello sviluppo, la prima cosa che sempre abbiamo pensato è quella di dire, beh, ora ci costruiamo una bella strada. E abbiamo investito su questo. Noi abbiamo una ferrovia, che è quella del sud-est, che è stata lì da 100 anni, che è stata dal punto di vista proprio della collocazione in maniera straordinaria. Io penso al Salento-Leccese, attraversa su 100 comuni circa, poco meno di 100 comuni, 97, e attraversa oltre l'80%. E noi continuiamo a immaginare che bisogna fare strade. Qualche settimana fa ho sentito dire che noi dobbiamo portare l'autostrada che si ferma a Bari fino a Santa Maria di Leuca. Ma scusate, ma voi pensate che un turista che sceglie di venire nel Salento, in Puglia, il problema suo è se ci impiega 5 minuti in più da Lecce a Santa Maria di Leuca, o da Brindisi per venire a Taranto, oppure se noi gli diamo tutto quello che abbiamo senza sfregiarlo, senza intaccarlo,
e magari dandogli la possibilità, come avviene in tutti i paesi civili del mondo, di una mobilità sostenibile. E allora noi abbiamo sperperato dall'89 ad oggi miliardi di euro della comunità europea. E io, se chiedo a voi, ma c'è un'infrastruttura che ricordate che abbia cambiato in positivo il segno, il volto di questa terra? Non ce n'è una. Ma come si fa ad arrivare a Brindisi? Ha voglia tu a dire Ryanair, Air Berlin, nuovi vettori, venite, investite sulla nostra terra, venite qui. Ma quando uno viene anche con una compagnia low cost da Londra, da Parigi, dagli Emirati e così via, e poi arriva a Brindisi, si apre la porta e non trova neanche il cartello, un cartello che gli dica se c'è un autobus, se non c'è. Ma voi pensate che questi ritornano? Ed è il tema che noi abbiamo. Noi stiamo crescendo fortemente con le presenze turistiche, ma sapete qual è il nostro gap? È la fidelizzazione, cioè il fatto che loro poi ritornino nel corso degli anni successivi. La Toscana ha oltre l'80% di fidelizzazione dei turisti che arrivano per la prima volta in quella regione, noi abbiamo il 5%. Allora come si fa a non pensare che quel binario che parte da Santa Maria di Leuca bisogna fargli un altro binario accanto e portarlo sotto la pancia dell'aeroporto? Perché quando uno esce, come accade in tutti i paesi civili del mondo, anzi in alcuni ormai non ti fanno neanche uscire dall'aeroporto, nell'aeroporto stesso sotto l'aereo ti danno il nastro mobile che ti dà la scala mobile che ti infila nel treno e ti porta a destinazione. Noi non abbiamo montagne da bucare, non abbiamo colline da scavare, anzi lui che ha frequentato molto a Lecce, siamo stati straordinariamente bravi, ci siamo persino inventati le gallerie dove non ci sono montagne. Tu vai sulla circonvallazione ovest e incroci una galleria. E perché? Perché quelle si chiamano opere d'arte, vanno fuori listino e i tecnici che le progettano possono chiedere quanto vogliono. Fare una galleria anche laddove non ci sono montagne è un'opera d'arte straordinaria, perché aumenta il conto corrente in maniera straordinaria. E allora capite che anche qui dobbiamo scegliere il nostro modello di sviluppo. E vengo alla Xylem. Io, come dire, non è di circostanza, ma insomma chi mi conosce, i miei amici sanno che in molte occasioni ho parlato delle tesi del professor Silogianis, ecco perché vi ringraziavo dell'opportunità di averlo ascoltato dal vivo. Ma io penso che lui abbia ragione in tutto sulla Xylem. Noi non possiamo pensare che la soluzione a questo patogeno sia quello di eradicare gli alberi, ma la follia sta non nel fatto di eradicare gli alberi infetti, che già quello ci sarebbe molto da discutere, ma persino quelli sani. E come lui effettivamente ci ha dimostrato, no? Anche con le slide, con le immagini, come dire, se tu poi ne trovi un infetto a 70 metri, quelli 100 diventano 170 e così via. Ed è lo stesso Silletti che, nonostante le eradicazioni, nonostante tutti i piani che abbiamo messo in campo proprio nell'audizione, ci ha detto: guardate che ci sono nuovi focolai, si sta spostando più a nord, continuiamo a tagliare oppure incominciamo a fare tutte quelle cose che lui ha detto e a rendere, come dire, la condizione della presenza della xylella una condizione con la quale noi cominciamo a convivere e recuperiamo quelle buone pratiche che, anche con l'aiuto di un sano e giusto ciclo dei rifiuti, che ci permetta di chiudere il ciclo e di valorizzare la parte organica che può essere utilizzata come fertilizzante per i nostri terreni, che cominciamo a rialimentarli della parte organica, può essere il tema sul quale noi costruiamo una convivenza. Io penso proprio di sì, perché questa storia del tagliare, se prima era un sospetto, adesso è cominciata ad essere una certezza. A Taviano, qualche settimana fa, un paese della provincia di Lecce, intorno al focolaio originario, non ci hanno pensato due volte di chiedere all'amministrazione comunale di andare in deroga agli strumenti urbanistici e sui terreni interessati dalla presenza della xylella
gli hanno approvato un progetto per una mega discoteca. Ma la cosa più paradossale, sapete qual è? Che di fronte a questo fatto, nelle stesse ore il Consiglio regionale discuteva una mia legge. Ed è accaduto un fatto storico. Non è mai accaduto che una legge proposta da un consigliere di maggioranza venga bocciata dalla stessa maggioranza. Tra l'altro con un iter perfetto, io presento la legge all'inizio di settembre e va in quinta commissione, commissione urbanistica. La presenza dell'assessore mi dice forse dobbiamo portare alcune correzioni che io condivido e riformulo parte del testo sulla base delle perplessità e delle considerazioni che erano state apportate anche dal governo regionale. Dopodiché, riformulata, la ripresento. Mi si dice no, non c'è bisogno, in quinta commissione, perché risistemate come era stato chiesto e come avevate concordato e condiviso, può andare in quarta commissione, in commissione agricoltura. Va in quarta commissione, riformulata, e in quarta commissione nel governo, nei consiglieri di maggioranza, tranne quelli di opposizione, dicono niente, danno l'ok, va bene e viene approvata. Ogni legge deve avere il referto tecnico dell'avvocatura, della struttura tecnica, a secondo dell'argomento che tratta quella legge. E i pareri tecnici sono tutti positivi. L'avvocatura regionale non rileva profili di costituzionalità. La parte della struttura tecnica parere positivo e viene approvata a maggioranza, tutta la maggioranza più il Movimento 5 Stelle l'approva. Passa un mese dall'approvazione in commissione per la calendarizzazione in aula nella seduta del Consiglio. Tenete presente che la calendarizzazione avviene nel Consiglio ultimo scorso, che era organizzato su due giornate, lunedì 30 novembre e martedì 1 dicembre. Al primo punto c'era l'assestamento di bilancio, era l'ultimo giorno utile per legge, e al secondo punto c'era la mia legge, la riformulazione della legge 41 del 2014. Quindi un'intera giornata il lunedì, qui noi siamo lì tutti in aula a discutere dell'assestamento di bilancio, a fine serata si approva e si calendarizza l'ordine del giorno del consiglio successivo, quello del giorno dopo. E quindi si legge la relazione alla mia legge e poi si rimanda al giorno dopo. Io espongo il contenuto della legge, le ragioni e il tema che sottende, senza che nessuno in tutto questo tempo abbia detto mezza parola. Dopo la mia esposizione incomincia il fuoco di fila da parte dei consiglieri di maggioranza, prima anche di quelli dell'opposizione, dicendo che siamo di fronte a una legge che è radicale, un manifesto ideologico e così via. Il tema per me era semplice, provare a evitare speculazioni di fronte a una tragedia come quella che gran parte del nostro territorio sta vivendo, di avere oltre al danno anche la beffa e vedersi quei suoli non più garantire l'utilizzo, l'uso rurale, la destinazione rurale, l'uso agricolo di quei suoli, ma, come dire, trasformati appunto in altra cosa, discoteche, reso, che poi diventano villette a vendere, storie che conosciamo. E soprattutto per evitare il consumo del suolo, che è un'altra delle grandi questioni che abbiamo di fronte. Allora, io adesso sono di nuovo pronto, nel senso che ho rivisto il testo. Naturalmente voi sapete che non può essere ripresentato così com'è, perché una volta bocciato dal Consiglio regionale una legge non può essere ripresentata, perché il Consiglio si è già espresso per prassi. Quindi io l'ho rimodulata e se è possibile è anche ancora più netta e restrittiva rispetto alla possibilità. Voglio ritornarci, penso che lunedì o martedì la ripresenterò e credo all'inizio dell'anno dovrà andare in commissione, perché siamo in sessione di bilancio e quindi sicuramente all'inizio dell'anno andrà in commissione e poi vedremo. Ma credo che da questo punto di vista non possiamo demordere, perché vedete, il tema per noi è battere la xylella, non abbattere gli alberi.
magari sostituirli con qualche colata di cemento. Il tema vero per noi è trovare le condizioni perché si possa convivere, e il ritorno alle buone pratiche è un fatto che chi come me ha vissuto in una famiglia contadina, con i nonni, perché i miei erano emigranti, io non vengo da quello che si dice, no, una famiglia bene. Mio padre e mia madre facevano gli operai, 42 anni a Zurigo, e quel treno che partiva dalla stazione di Lecce attraversava l'Italia, saliva su, l'ho visto tante volte, ho conosciuto la clandestinità, perché quando arrivavamo lì, noi non potevamo entrare, dovevamo stare nascosti, uscivamo solo in alcune ore precise del giorno o della sera da casa, perché se la polizia ci beccava, rientrava tutta la famiglia e finiva la speranza di poterci dare dignità a noi, che eravamo i loro figli. E quando arrivavamo alla stazione di Chiasso, ti facevano scendere. Passavi dal treno ad una stanza, ti denudavano, ti controllavano persino i denti, come si fa con i cavalli. E se non andava bene, quello che era un viaggio della speranza diventava un viaggio della disperazione, perché da quella stanza ti facevano andare sull'altro binario e rifacevi il viaggio di rientro. E quindi, come dire, quando stavamo lì, nelle case dei nostri nonni, beh, noi sapevamo che sotto gli ulivi non solo bisognava tenerli puliti, ma spesso si piantavano i legumi, e poi altre essenze, e poi l'anno successivo si cambiava ancora per fare in modo che la terra avesse altri tipi di sostanze, quindi si alimentasse, si rigenerasse continuamente. E anche la potatura non era qualcosa che facevano tutti. Da noi si dice la rimunda, insomma, c'erano i rimundatori, cioè quelli che facevano quello di lavoro, perché sapevano, era un'arte, l'avevano imparata, tramandata da generazione in generazione. E allora capite che se noi non recuperiamo questo senso, ma non perché questa è una concezione passatista, un ritorno al passato, no no, questo è il miglior modo per stare nella modernità. Non si può stare nella modernità se noi perdiamo lo spirito comunitario, l'affetto per la nostra terra. Saremo scalzati via da modelli omologanti che produrranno questi disastri, e ai nostri figli noi non saremo in grado di lasciargli la possibilità di un futuro degno. Ecco perché interrogarsi su che modello di sviluppo, su qual è la strada che dobbiamo prendere, la direzione da seguire, diventa fondamentale, e scegliere da che parte si sta, da che parte si sta. Ecco, per quello che mi riguarda, io ho questa idea dello sviluppo della nostra terra e delle opportunità enormi che questa terra ha, che vanno perseguite, e per questo, per quello che io posso fare, come dire, il mio compito è battermi per questo. Ma intanto sulla Xylella, e chiudo, il tema di rivedere quel comitato tecnico-scientifico è un tema che c'è. E la task force che la Regione Puglia ha messo in piedi non può essere un luogo della conferenza. Bisogna, come dire, costruire una piattaforma, come si diceva una volta, e confrontarsi con il governo nazionale sulla base dei nostri interessi e non degli interessi di altri. Perché noi non siamo i carnefici in questa storia, noi siamo le vittime, noi l'abbiamo subita, anche per responsabilità di chi oggi ci vuole imporre di desertificare il nostro territorio tagliandolo, perché la comunità europea aveva il dovere di proteggere i nostri confini e non l'ha fatto. E poi attenzione, lo metto lì, perché va approfondito, a me non piace essere superficiale. Ma guardate che mentre noi stiamo discutendo, mentre noi subiamo tutto questo, mentre c'è qualcuno che addirittura pensa di poter infliggere un'infrazione al nostro paese perché non ha ottemperato a quella scelleratezza, l'Europa con gli Stati Uniti sta discutendo del famoso TTIP, che è il negoziato sui nuovi scambi commerciali. Nessuno sa che cosa c'è lì dentro. Noi abbiamo il diritto di chiedere, di sapere cosa c'è lì dentro,
perché davvero sarebbe inaudito che noi ci dovessimo trovare domani mattina, come pure hanno fatto balenare, che le nostre mozzarelle dobbiamo farle con la polvere di latte. E così via. Allora, io penso che queste sono le sono battaglie, prima ancora che politiche, di civiltà, per difendere un'idea di sviluppo che parte dalle cose più antiche, più vere, ma anche quelle più importanti, pregiate che abbiamo. Io penso che la battaglia è su questo fronte, e per quello che mi riguarda, io su questo fronte sto. Regionale Sergio Blasi, che obiettivamente ha preso posizione. L'associazione, e io sintetizzo anche il suo interessantissimo intervento con la sua massima: bisogna abbattere la xylella e non abbattere gli alberi e sostituirli con il cemento, con i fabbricanti. Ed è una battaglia. Ringraziamo. Sono la bellezza delle 8:15, possiamo concludere. Io credo che dopo i discorsi, le lezioni esaurienti e appassionate di Pino Gennaro, del professore Cristofo e deve tornare a Matera, voglio fare, fatemela fare questa citazione perché l'ho scavata dalla memoria, è di Bertolt Brecht, riferita a Hitler e diciamo tra i tanti hitlerini che vanno in giro, e diceva così: discorrere d'alberi è quasi un delitto, perché su molte stragi comporta il silenzio, cioè gli alberi come distrazione di massa per altre porcherie che vogliono fare. Grazie a tutti.